Finalmente un bel Teramo determinato e grintoso batte la Fermana in trasferta per 1-0 e mette un'ipoteca sulla salvezza diretta. La squadra di Guidi è stata cinica, ha saputo interpretare molto bene la gara. Dopo un ottimo primo tempo ha colpito nella ripresa e poi con carattere ha gestito il vantaggio fino alla fine senza correre grossi pericoli. La Fermana pericolosa solo nel finale. Guidi sceglie Soprano al posto di Jacoponi in difesa, a centrocampo Lombardo a destra e Mordini a sinistra, Fiorani al fianco di Arrigoni, nel trio offensivo Malotti, Bernardotto e Rosso, assente Zio Smanovic per problemi fisici, Riolfo recupera il difensore Blondetta in Baie dalla squalifica, in avanti Pannitteri e Marchi alle spalle di Tassi, 3-4-2-1, due gli ex Graziano e Chieremateng. Parte bene il Teramo, è attento e determinato e si rende subito pericoloso al quinto con Malotti di testa. La sfera è lenta e termina di poco al lato. Spinge il Diavolo e al quindicesimo sfiora il vantaggio, ancora con Malotti. Il colpo di testa chiama Ginestra la difficile deviazione in corner. Non è finita qui perché al diciassettesimo Bernardotto spizza di testa su cross dalla sinistra, sfera sul fondo. Dopo un buon inizio dei biancorossi si fanno vedere in avanti i marchigiani creando un pericolo, l'unico nel primo tempo, il 24esimo, con scrosta di testa, si oppone Perucchini alla grande e poi Graziano e ancora il portiere Perucchini, attento, evita il gol. Al 44esimo ci prova Arrigoni su calcio piazzato, la sfera sopra la traversa, finisce in parità giustamente la prima frazione. Riparte fortissimo il Diavolo nella ripresa e al minuto 48 trova il vantaggio con Bernardotto, ma è molto bravo Malotti che evita un paio di avversari con una gran giocata e appoggio in area per l'attaccante biancorosso che infila Ginestra con il destro e firma il quinto sigillo stagionale. Un gol pesante che consente ai biancorossi di sbloccare una gara difficilissima. La Fermana accusa il colpo e prova a reagire. Lo fa al 63esimo con Simonelli, il tiro a fil di palo, e poi al 65esimo, sugli sviluppi di un corner, ci prova Mbaye, ma alza il destro. Guidi mette dentro forze fresche, Rossetti, D'Andrea, De Grazia per Rosso, Malotti e Fiorani e passa al 3-5-2. È costretto poi ad abbandonare il terreno di gioco anche Pinto per infortunio. Lo rileva Jacoponi. La squadra di Riolfo prova a spingere negli ultimi 15 minuti per recuperare, ma senza convinzione. Solo nei minuti di recupero la Fermana sfiora il gol del pareggio con Pannitteri di testa che non inquadra lo specchio. Il Teramo stringe denti e porta a casa un successo pesantissimo. La squadra di Guidi si riscatta con una grande prestazione e ora guarda con più serenità al futuro, al derby di sabato prossimo al Bonolis contro il Pescara.